Il riscaldamento globale sta contribuendo in modo significativo a mettere in pericolo molte specie animali nei nostri mari. È l'allarme lanciato da Greenpeace nella conferenza stampa di oggi. A Trieste si chiude il tour delle tappe italiane del progetto Mare Caldo a bordo della nave di Greenpeace, composta da un equipaggio di 16 persone di diverse nazionalità. Oggi, assieme anche ai responsabili dell'area marina di Miramare, sono stati illustrati i dati dei monitoraggi effettuati sulla salute dei nostri mari. Sono state effettuate oltre 535.000 misurazioni della temperatura, raccolte insieme al Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Ambiente e della Vita dell'Università di Genova, partner scientifico del progetto, e con il supporto tecnico di EIBATEC. I dati indicano chiaramente come i nostri mari si stiano riscaldando, anche in profondità. Il rapporto del secondo anno di progetto, inoltre, evidenzia come l'aumento delle temperature stia causando drastici cambiamenti della biodiversità marina, dalla scomparsa delle specie più sensibili, caratteristiche del nostro mare, all'invasione di altre, spesso aliene, che meglio si adattano a un mare sempre più caldo. Quindi una rete di sensori che misurano le temperature, e l'idea è tutti insieme di cominciare a descrivere questi cambiamenti che sono stati registrati purtroppo, con aumenti anche di 1,5 gradi, soprattutto sul versante alto tirrenico, e questi innalzamenti di temperatura hanno certamente degli effetti. Questa è un'area dove, soprattutto in un'area protetta come Miramare, c'è un'enorme diversità e anche diciamo, contingenti numerici di pesci insomma, rilevanti. Purtroppo abbiamo visto quest'area particolarmente colpita dalla moria di Pinna nobilis, che è un grande bivalvo, una pozza, e questa è veramente una cosa che fa molto male. Peccato, perché qui ce n'è veramente tante e il tasso di sopravvivenza è molto molto basso, quindi tutti speriamo che possa riprendere, però ci vorrà del tempo.